In tutta Italia innumerevoli sono state le iniziative organizzate in occasione del 25° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. A Catanzaro l'UMG, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, su iniziative dell'Associazione Universitaria Insieme, ha riunito nell'aula Falcone e Borsellino studenti, associazioni e rappresentanti accademici e istituzionali, tema scelto per la commemorazione Insieme per non dimenticare. Giovanni Falcone amava l'Italia, avevano dichiarato nei giorni scorsi gli organizzatori dell'evento, a differenza di chi lo dipingeva come nemico per infangare la sua immagine. Amava il senso di democrazia e per tale motivo chiedeva una rivoluzione culturale, rivoluzione che deve partire da noi giovani, dalla coscienza di ognuno di noi. Questi ragazzi che si stanno formando, il fatto che commemorano Falcone, che conoscano Falcone a momenti più di noi, che avevamo la loro età quando purtroppo nel 92 si verificò l'efferato attentato, beh, è una cosa che ci dà non solo speranze, ma ti dà voglia di andare avanti. In fondo era l'insegnamento di Falcone, lo dicevamo poc'anzi, Falcone, la sua scorta, gli agenti, ma Paolo Borsellino, gli agenti della scorta di Paolo Borsellino. È vero, forse, come è stato ribadito nel corso di questo incontro, che occorre che ci sia il risveglio delle coscienze a 360 gradi, quello della politica, delle istituzioni in generale, degli stessi cittadini. Sì, proprio degli stessi cittadini, ed è estremamente significativo che oggi siamo qui ad una commemorazione dei 25 anni della strage di Capaci organizzata dai giovani. E questo è il primo forte segnale, secondo me, che caratterizza la manifestazione di stamani qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro, perché come l'hanno organizzato, con i sentimenti che ci hanno messo dentro, significa che c'è tanta grandissima consapevolezza di voler dare il proprio contributo quotidiano alla rinascita di questo nostro territorio, a 360 gradi, come diceva lei, e coinvolgendo tutti, partendo dalla scuola, dall'università, alla società civile, per passare alla politica, ivi compresa anche la Chiesa.